Ciao ragazzi, sono Master Wallace, come sempre carico, carico, carico. Allora, molti mi dicono, Master, sono un mediocre, perché? Ho già spiegato varie volte i motivi per cui un culturista è un mediocre e ho già spiegato varie volte quali sono i parametri che dovrebbe avere un culturista natural. Per uscire fuori da questa mediocrità, andare oltre. Okay? Io li ho quantificati con la mia esperienza di 40 anni in palestra, sull'esempio del mio fisico, come esempio supremo, no? E li ribadisco adesso e poi vi spiegherò perché siete dei mediocri e vi dirò anche come uscire dalla strada della mediocrità. Ok? Vi racconto un aneddoto che l'ho già detto nella live di ieri in Instagram. Da ragazzino leggevo sempre i fumetti della Marvel, no? Fantastici 4, l'Uomo Ragno, Devil, eccetera, eccetera. L'Uomo Ragno. Allora, in una storia dell'epoca, io ero un ragazzino, c'era più o meno una scena di questo tipo. Un extraterrestre doveva rapire un bambino, no? Per varie motivazioni. E la mamma del bambino, che se n'è accorta di questo rapimento, è intervenuta, ha detto: no, fermi, ridatemi mio figlio, perché loro lo volevano portare via sull'astronave e partire, no? E quindi è intervenuta la madre e l'extraterrestre, l'omino verde, gli disse questa frase: taci donna, vuoi che tuo figlio rimanga per sempre un mediocre? Ecco, questa frase, che ripeto, l'ho letta quando ero un ragazzino, mi è rimasta impressa e ha comunque un profondo significato filosofico. Allora, se voi siete culturisti naturali ambiziosi, allora sottolineo culturisti naturali, se siete dei bombatoni, dopatelli falliti e seguite gente dopata, questo discorso non è per voi, cioè voi siete dei falliti a prescindere, continuate nella vostra strada del fallimento e della follia delle scelte scellerate. Ma se siete culturisti naturali ambiziosi, e volete andare oltre la mediocrità, avete dei parametri, ve li ripeto, dovete, come rapporto peso-altezza, dovete diventare almeno un più 10 HP, cioè 10 kg sopra la vostra altezza in centimetri. Esempio, se siete 1,75 dovreste pesare quantomeno 85 kg di peso corporeo, ma attenzione, io mi riferisco a più 10 HP, un fisico magro. Quindi sotto il 10% di grasso, quindi a una cifra di grasso corporeo che deve essere minimo il 9, poi se è l'8 meglio, se è il 7 meglio ancora. Quindi questo come peso corporeo e proporzione, diciamo, generale, che vi garantisco che già sono dei numeri questi, che il vostro aspetto fisico sarebbe stravolto, nel senso che sareste veramente molto impressivi. Certo, non come un Mister Olimpia, un bombatone che gira, è ovvio, ma ripeto, nella media dei culturisti naturali, della gente normale, sareste molto molto impressivi, credetemi. Come braccio dovete ambire almeno un 45 freddo definito, quindi quelli che lottano per arrivare ai 40 è una lotta nobile, ma sappiate che è un punto di partenza e non di arrivo, quindi almeno 45 di braccio freddo magro dovete averlo, cioè, se no siete mediocri, anche se avete un 42 che è una buona misura, bella, ma siete comunque mediocri. Poi diciamo il resto in proporzione, deltoidi grossi stondati, gambe quantomeno almeno un 65 dovreste averlo, gambe separate, cioè, è ovvio che poi ogni fisico è diverso, cioè chi è più basso, più alto, più, però questi sono parametri che chiunque, a prescindere dalla sua altezza, peso o età, dovrebbe raggiungere. Non è facile, ho quantificato che ci vogliono almeno 10 anni di allenamento continuo. Da natura, ragazzi, la strada di natura è questa, non è che potete dall'oggi al domani il tacco diventare enorme, cioè quello lo fanno i bombatori, si fanno le punture, si gonfiano, pastiglina, gli dice grazie, ma quelle sono illusioni, sono falsità. Questa è la strada. Allora, perché voi rimanete mediocri? Ma semplicemente perché state sprecando la vostra vita e il vostro tempo. In che cosa? In allenamenti sbagliati. Se seguite allenamenti sbagliati, tipo robe in multifrequenza o associazione di gruppi sbagliata, uso dei carichi pesanti a oltranza senza mai pompare, senza invertire il rapporto peso, leggero peso potere. Se voi fate tutti questi errori qua, non avete una vera strada efficace, voi rimanete dei mediocri. Poi qui non è questione che di 10 anni o
rimarrete a vita mediocri, punto, perché non uscite fuori. Voi volete sprecare giorni, mesi, anni della vostra vita così? Oltre ad allenarvi bene, dovete anche nutrirvi in modo sufficiente, quindi fare anche dei periodi in cui ci sia un tempo per crescere di peso, un tempo per calare. Non potete fare a oltranza sempre massa o a oltranza sempre definizione, come si sente dire qui da taluni incompetenti. Quindi, ok, c'è anche questo lato qua. Poi c'è il lato dell'integrazione, che è importantissimo per un natura, il turbo denatura, il turbo. Quindi bisogna usarla, se possibile, in modo massiccio e in modo logico e intelligente. Poi bisogna associare al lavoro cardiovascolare, che ha la sua importanza, cioè è tutto un insieme complesso che, se ben gestito, vi porterà avanti con i progressi e uscirete fuori dalla mediocrità, cioè migliorerete anno dopo anno, che è quello che avviene a chi fa le cose per bene. Se voi non volete andare avanti così a casaccio, seguendo cose che secondo voi funzionano, però voi rimanete mediocri, è una vostra scelta di vita. Nella vita si sceglie nel bene o nel male, quindi ci saranno i falliti e i vincitori, fate voi. Ultima cosa, sta finendo l'estate ormai, comincia settembre, comincia una nuova era di costruzioni muscolari, di nuova massa. È qui che adesso dovete cominciare a fare le cose per bene. Adesso, ora dovete cominciare a cambiare strada, a invertire la vostra vita, portarla dalla strada della mediocrità a indirizzarla verso quella dell'eccellenza. E Master è qui sempre per indicarvi l'esempio supremo finale dell'eccellenza fisica naturale. Quindi, noi vi aspettiamo perché noi crediamo che chi segue questa strada è un vero eroe. È un eroe, diciamo, morale, è un eroe fisico, è un eroe in tutti i sensi. E concludo con una frase del film Mad Max, quello con Mel Gibson, il primo, sapete che master dei film è un filmologo. A un certo punto il capo della polizia dell'epoca del film disse a Mel Gibson, io giovanissimo, giovane poliziotto così un po' alterato, gli disse: Max, il popolo ha bisogno di eroi. È chiaro che lui gli disse: Max, vai a quel paese. Ma in quella frase, che era volutamente sarcastica, era chiusa veramente una profonda verità. Il mondo ha bisogno di eroi. E Master è qui per indicarvi la strada. Grazie a tutti. Al top.